Perché questi due figli sono pericolosi? In parte su Buongiorno Notte l'hai detto tu e capisco l'imbarazzo che tu hai vissuto. Perché il film è interessante in quanto racconta anche la banalità, no? del vivere durante il rapimento di questo gruppo. Però in qualche modo è un film che assolve una generazione. Eravamo quattro coglioni. Torniamo di nuovo a Ferragni. Uno. E secondo luogo, Moro era nostro padre. Adesso lo liberiamo, dovevamo fare così. Va bene, quello può essere accettabile. Esattamente, la visione psicanalitica. Esattamente, vabbè, poi Fagioli, Docet, eccetera. E questa è la terza cosa, è utilizzare in maniera così disinvolta la storia della Braghetti. Ma tu non mi fai passare la Braghetti per una santa quando un anno dopo ho ucciso Bachelet, perché tu stai giocando con la storia. Mi dispiace, io ho una grande ammirazione di Marco Bellocchio, trovo Vincere un film straordinario, ci sono 3 o 4 film degli ultimi anni che trovo straordinari, ma su Buongiorno Notte non ci sono, ho provato a parlare con Marco, è impossibile. E quando gli ho fatto vedere in anteprima Il Sol dell'Avvenire, gli ho fatto vedere Il Premontato, stava lì con Francesca Calvelli, che è la sua compagna, che è alla mia età, che diceva prova, e lui in un angolo di storia, era lì, gli ho detto, Marco, secondo me si disturbava dal fatto che io ho toccato i tuoi anni, cioè io ho quarantenne, non posso toccare i tuoi anni perché poi hai dato le risposte. La meglio gioventù è un'altra operazione pericolosa. Prodotti Rai. Farei un pensiero. No, non c'è dubbio. Ma lì c'è una specie di tacito, adesso semplifico, ovviamente questo discorso poi è dato a voi, cioè nel senso farete le vostre valutazioni, i vostri interventi, però perché anche La meglio gioventù è un libro, è un film che secondo me dice delle mezze verità? Perché La meglio gioventù è un film che dice delle mezze verità? Perché anche lì, fateci caso, è la storia di due amici, più un terzo, un operaio. Vabbè, è un film televisivo. Quando hai parlato di banalizzazione, ho pensato subito alla meglio gioventù, che in qualche modo la Francia ha anche enfatizzato come film cinematografico, perché in quel momento doveva avere, c'era stata la censura berlusconiana, diceva, è un film vessillo. Ai francesi piace utilizzare noi italiani come vogliono a secondo dei loro fini, lasciamo perdere, i francesi sarebbe molto da dire, ci lavoro da 15 anni con loro e mi incavolo sempre perché pensano di aver capito tutto l'Italia e hanno capito solo una parte del nostro paese, della nostra complessità, il loro giacobinismo li porta ad essere molto più schematici di quanto non siamo noi, quindi mi prendo anche la parte bella di essere italiano, per una volta voglio essere anche patriottico, cazzo, un paese di merda, va bene, è un magnifico paese di merda questo. Voglio vedere loro con i loro schematismi se riescono a risolvere tutti i problemi. Quando vinse Le Pen mi trovo grandi soddisfazioni con i miei amici francesi. Il telefono squillò fino alle 2 di notte. Comunque, detto questo, quel film è un film in parte sbagliato, perché è un film dove ci sono dei giovani che, partendo dall'alluvione di Firenze, si ritrovano, fanno il 68 e fanno il loro percorso. Due sono borghesi, primo il loro percorso, a fianco è messo perché ci sta bene l'operaio che è buono, calabrese o siciliano, che è andato a Torino, poi c'è lei, no? la donna. Ovviamente la terrorista com'è? È pazza, non c'è sta, è bella, è pazza, non c'è sta con la testa e sta per i cazzi propri. Ed è femminista. Sì, è femminista, ma la cosa più importante è che... Come è pazza e bella, sì, è vero, però la pazzia è la cosa che mi cosa. Cioè, praticamente... No, è discorso... essere femminista. Sì, però, attenzione, mi interessa il discorso della pazzia, poi magari intervieni, ma voglio solo dire che quella cosa io l'ho trovata un po'... mi ha un po' allarmato, perché, è come dire... Noi avevamo un nostro percorso, avevamo una nostra strada, poi sono arrivati dei pazzi e hanno interrotto tutto. Cioè c'è uno schematismo anche in quel film che mi fa pensare a una cosa, cioè questi due film sono specchio l'uno dell'altro, sono i film di una generazione e dal punto di vista dei movimentisti e dal punto di vista dell'ex PC in cui ci si autoassolve e in cui si delega o alla follia o agli errori di gioventù qualcosa che è ben più grave. Io credo che in qualche modo se c'è una cosa che accompagna il pensiero marxista, e lo dico da persona di sinistra, è proprio una lucidità estrema. Invece questa lucidità comprende anche la violenza, prendiamone anche una volta per tutte e assumiamoci le nostre responsabilità. Il PC non è responsabile delle Brigate Rosse
perché sarebbe schematico dire questa cosa, in quanto appunto il PC ha combattuto le Brigate Rosse, hanno capito anche abbastanza presto, e ha avuto un ruolo fondamentale tra gli anni 70 e gli anni 80. Però non mi si venga a dire che quelli erano pazzi, non c'entro niente. Ho appena parlo con un ex comunista delle Brigate Rosse, e vedo subito che va in fibrillazione, si inferma, felice noto a Dio, persona critica, eccetera. Non prende il film al suo festival di Bari, lo chiama, dice, ma come mai? Hai preso tutti i documentari. E allora te lo devo dire, quelle sono delle teste di cazzo, non c'entrano nulla. Ho detto, scusami tanto Felice, ma a me sembra che il problema è tuo. Cioè, io credo che addirittura in una parte dell'ex PC ci sia un problema proprio psicanalitico. Cioè, tu non puoi non fare i conti con quello. È il fratello. Terribile e violento, che tu non vuoi sentire che ci sia più. Raccontiamolo come se fosse una famiglia. Una famiglia, c'è un fratello che a un certo punto fa delle cose terribili. Ci sono delle famiglie che dicono: va bene, cerchiamo di capire che cosa è successo. Se c'è questa melamaccia, chiamiamola così per comodità, cerchiamo di capire se c'è stato un problema. Poi magari diremo pure che è pazzo lui ed è un caso a parte. Ci sono delle famiglie che quello non esiste. Il PC ha fatto così, quello non esiste, è pazzo. È pazzo come personaggio della donna che diventa, della pianista che diventa brigatista. Allora, questo secondo me è inaccettabile, mi fermo, perché, no hai ragione, ma diventa anche un minuto, è inaccettabile perché è come se fosse stato deciso da una generazione, sono un po' generico, non prendetemi la lettera perché ci sono tante persone diverse e tanti percorsi diversi, ma se una parte di una generazione avesse deciso che bisognava mettere un punto. Allora, io, altro che pacificazione, vuol dire, qui si dibatte della pacificazione, no, è stato messo un punto stabilendo delle verità che facevano comodo una parte dell'ex movimento, una parte dell'ex PC, e questo a me non mi sta bene. Arrivano dopo questi film altri film e guarda caso vengono attaccati, ma non è solo Bondi con le sue idiozie che lo attacca, e lo attacca proprio quella sinistra anche culturale con cui io vorrei confrontarmi e con cui non mi è stato permesso di confrontarmi, perché i problemi che ho avuto sul mio film sono significati proprio trovare il silenzio di una parte dell'intellettualità di sinistra e del mondo politico di sinistra, e io questo francamente, e chiudo, l'ho trovato offensivo, è una cosa che mi ha offeso, perché mi sarei voluto confrontare e non mi è stato permesso di farlo, e ancora oggi si finge o che il film non esista o lo si tiene ai margini. Molti mi dicono: ma che vuoi, il film ha avuto successo? Sì, ha avuto successo perché c'è anche gente intelligente in Italia che magari si compra il film o se l'è visto, magari non gli è piaciuto ma lo ha visto. C'è gente anche diciamo a livelli piani alti che il film non l'ha avuto neanche vedere. E allora mi sono fatto questa idea schematica, quindi va presa con le pinzette, che a un certo punto, all'inizio degli anni 2000, questi due film rappresentano in qualche modo una sorta di punto che è stato messo, in cui francamente agisce anche un po', anche se il discorso è più complesso, il libro mi è piaciuto molto, anche un po' il libro di Calabresi, ma non tanto per Calabresi, quanto l'uso che è stato fatto del libro. Cioè, vuol dire, abbiamo deciso, eravamo degli stronzi, Calabresi era innocente, punto e basta, arrivederci, grazie. Ma stiamo scherzando? Ma io voglio capire. E non è stato capito, cazzo, Piazza Fontana ancora non sappiamo che è successo, o lo sappiamo ma non si dice. Insomma, ci sono molte cose aperte, vorrei che tanti come me, come te, come Ermanno, come cose, si dedicassero a questo e pretendessero la verità. Perché il problema è che le responsabilità, sì, sono dei terroristi, sono le cose, le responsabilità di uno Stato che non è stato capace di dare una cazzo di risposta a Piazza Fontana, all'Italia, a Piazza Bologna, a tutte le morti folli che ci sono state in questi anni. E questo non mi sta bene, perché blocca il paese. Se oggi ci troviamo in questa situazione in cui verrebbe voglia di andarsene, non solo a 20 anni ma anche a 46 anni come me, è proprio perché ti senti proprio un muro di fronte a te. Noi stiamo ancora fermi a 30 anni fa, il paese si è fermato, e ogni volta che tocchi le ferite ci si comporta scompostamente, ci si comporta scompostamente e non si vuole discutere di perché ci sono quelle ferite. Io, come questo è inaccettabile, spero che chi è più giovane di me si faccia carico anche di questa responsabilità, di non affidare solo a chi ha vissuto quegli anni il dibattito e le risposte necessarie su quello che è successo in quegli anni belli e terribili, ripeto, belli e terribili.